una terribile tragedia in una spiaggia libera a Marina di Lizzano. Una bambina, di nemmeno 2 anni, è sfuggita al controllo dei genitori, e si è impadronita di un grappolo di uva addentandone un acino. La piccola, però, non è riuscita a ingoiarlo, andando subito in debito di ossigeno e diventando cianotica. Ne sono serviti i soccorsi arrivati dal vicino stabilimento Conca del Sol. Inutile la corsa al vicino presidio sanitario, un'ambulanza ha trasportato la piccola all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove però non sono riusciti a salvarla. Una morte assurda, per le sue modalità, ma anche per l'impossibilità di prestare soccorsi adeguati in una spiaggia così affollata in piena estate. La morte di un bambino per soffocamento viene accolta con grande disperazione, non solo dai familiari, ma anche dai tanti che hanno assistito alla sorte drammatica del bambino. La morte avviene, il più delle volte, in luogo familiare come la casa, la scuola, il ristorante. Punto luoghi che appaiono da sempre sicuri, ed è come se segnalasse una vulnerabilità impossibile da prevenire. Eppure non è così, perché le morti dei bambini per soffocamento, ben 50 l'anno, seconda causa di morte tra i bambini da 0 e 4 anni, non sono mai frutto del caso, né solo della disattenzione dei genitori che si affannano a controllare la dimensione di ogni giocattolo o oggetto nei paraggi. Molto spesso sono invece il risultato di una società che non insegna a prevenire, punto preparando i genitori ai possibili pericoli e spiegando loro come evitarli con investimenti di risorse, che sarebbero assai limitati. Viviamo, purtroppo, in una società che poco importa della salute dei piccoli, ma invece ossessivamente strumentalizzata dalle pubblicità di prodotti infantili. Se non fosse così non si capirebbe perché la formazione sul tema della disostruzione delle vie aeree, un corso di formazione di mezza giornata, non venga reso obbligatorio per tutti gli educatori di asilo nido e di scuola dell'infanzia. Punto mentre ancora oggi è a discrezione delle scuole, e perché, anche questi semplici gesti che salvano la vita e la cui non conoscenza causa la morte dei bambini, non vengano resi obbligatori. Molte volte i genitori fanno ciò che mai dovrebbe essere fatto in questi casi, tentare di prendere il cibo dalla gola con il risultato di spingerlo ancora più giù perché nessuno ha insegnato le manovre ai neogenitori. Nel nostro paese purtroppo manca quel ponte che altri paesi meno miopi mai si sognerebbero di trascurare, virgola, tra la nascita di un bambino in ospedale, e la prosecuzione della sua vita a casa, dove viene cresciuto dai genitori che nessuno forma e che sono del tutto inconsapevoli dei pericoli esistenti oltre che non capaci a gestirli, perché nessuno ha mai spiegato loro come crescere in sicurezza un bambino piccolissimo. Quando succede un evento traumatico di questo genere, normalmente i presenti si comportano solamente come spettatori e testimoni allertando il servizio di emergenza 118, e guidati anche dai mezzi di comunicazione scaricano la responsabilità sull'arrivo in ritardo dei mezzi di soccorso. Quando tutti sanno che i soccorsi del 118 mediamente arrivano in 10-12 minuti, che è un tempo troppo lungo per salvare una vita.
la popolazione deve essere informata che le manovre salvavita sono indispensabili, e che se effettuate con professionalità, ed immediatamente salvano la vita del bambino.